Benvenuti alla preghiera. È bello quando si conversa in casa. È necessario trovare tempo di ascolto, di silenzio da dedicarsi per sentirsi ed essere famiglia. Vogliamo coinvolgere anche il Signore in questo dialogo e invitarlo a sedersi alla nostra tavola. Anche Lui ha qualcosa da dire. Anche Lui intende mettersi in ascolto dei nostri problemi e delle nostre gioie. Soprattutto, anche Lui ha voglia di fare avvento e venire nelle nostre vite e nelle nostre storie. Buona preghiera, la viviamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Benedetto sii Tu, Signore, che sei la luce. Aiutaci a preparare la venuta del Tuo Figlio Gesù, che ci fa passare dalle tenebre alla Tua ammirabile luce. Padre buono, rendici pronti ad accogliere Gesù, nostro Salvatore. Rivesta il nostro cuore, perché l'ascolto attento della Tua parola susciti in noi lo stupore della Sua presenza. Ci comunichi la misura del Tuo amore fedele e ci infonda fiducia e coraggio davanti alle difficoltà e alle fatiche della vita. Amen. Oggi accendiamo la terza candela della corona dell'Avvento. Questa fiamma è segno della nostra attesa vigile per la venuta di Gesù. Viene accesa la candela della corona d'Avvento. Siamo entrati nei giorni particolari, più speciali. Ormai il Natale si avvicina. Oh, piccola parentesi, noi non aspettiamo il Natale, sappiamo che è già venuto, vero, nella storia. Noi aspettiamo molto di più, aspettiamo il Dio che viene nella nostra vita, nell'umanità e quanto ne abbiamo bisogno. È questo che durante tutto questo periodo dell'Avvento abbiamo incessantemente sperato, atteso, e vogliamo accogliere. E allora siamo entrati nella novena particolare del Natale e in questi giorni, ecco, ascolteremo ancora più incessantemente l'invito a una conversione profonda, ad accogliere il Dio che entra nella nostra umanità, ad accogliere il giorno della pace. Sentitelo, il profeta che grida ancora è Geremia: ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio
ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: Signore, nostra giustizia. Formidabile, quanto desiderio, quanta nostalgia, quanta voglia di questo, Padre, Padre di tutti. Tu hai progetti di pace e non di afflizione, condanni le guerre, abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato Gesù, il tuo figlio, ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza, di ogni stirpe, di ogni sola in una sola famiglia. Ascolta allora il grido unanime di noi che siamo tuoi figli, di tue figlie, supplica accorata di tutta l'umanità: mai più la guerra, mai più la guerra, che è spirale di lutti, di violenza, minaccia per tutte le creature in cielo, in terra, in mare, in comunione con Maria. Ancora abbiamo l'ardire e ti supplichiamo: parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci, dai, suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi, gesti onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Mai più la guerra. Intervieni, intervieni, Signore. Abbiamo desiderio, voglia, necessità, necessità impellente proprio di una pace che ci accompagni oggi e sempre. Intervieni quando nel grembo serpeggia il demone della discordia, quando tra di noi vogliamo affrontarci con la voglia di accendere focolai di fazioni. Ricomponi le reciproche contese, aiutaci a stemperare le rivalità che naturalmente sorgono, ma non sono l'ultima parola. Noi siamo capaci di fermarci quando decidiamo anche di metterci in proprio da soli, lontani da te e dai tuoi progetti di riconciliazione e di pace. Questo è il momento del ringraziamento e del silenzio, che caratterizza il dialogo con il Signore. Ringraziamolo di tutte le cose belle che ci ha donato e facciamo propositi di solidarietà con chi ha avuto meno di noi. Tu esempio di San Giuseppe, donaci, Signore, di ascoltare e mettere in pratica con coraggio e determinazione la tua parola, con la sapienza che viene dal tuo spirito. Amen. E ora concludiamo la preghiera con le parole che Gesù ci ha insegnato e lasciato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Caro Gesù, ogni giorno devo scoprire chi sei. Nonostante le indicazioni, molte volte non lo so perché. Mi allontano da te e faccio la mia strada pericolosa, piena di tentazioni e di illusioni. Vorrei essere un cantante famoso, un calciatore ricchissimo. Vorrei essere... non so nemmeno io chi. In realtà sto cercando te, anche quando ti perdo, inseguendo amici sbagliati, desideri sbagliati. Aiutami, Gesù, a scoprirti ogni giorno. Se ti perdo di vista, aiutami a cercarti, a chiederti perdono, a dirti sempre che per me sei l'amico speciale, insostituibile, il migliore in assoluto.
E la benedizione di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo ci accompagni oggi e sempre. Seminiamo un po' di bontà e riconciliazione. Buona giornata e buon cammino d'avvento a tutte e tutti. Aspettare una vita nuova.